bella estate di Cesare Pavese. Quando feci l'esame di maturità nel 2001, uscì a gran sorpresa un brano di Pavese da commentare, quando davano per molto probabile Montale, e questa cosa mi inguaiò il tema della maturità, e da quel momento non sono più riuscito a leggere una singola riga di Cesare Pavese. Quindi ho scelto questa occasione per metterci una pietra sopra e avvicinarmi a questo romanzo che sapevo avere dentro qualcosa che mi riguardava anche molto da vicino. I luoghi da cui proviene Pavese nelle Langhe sono gli stessi luoghi da cui proviene la mia famiglia paterna, e una delle poche origini, una delle poche mitologie costruite dietro alla mia famiglia, che per il resto non ha origini particolarmente illustri, e che Pavese ragazzino si recasse da una mia bisnonna o prozia che gli dava da mangiare. Non so se la storia sia vera, però mi piace crederci, mi fa sentire come un filo rosso che mi lega a questo autore torinese. Un romanzo costruito da tre racconti, per cui con una costruzione già originale di per sé, ma un romanzo straordinariamente moderno. Non solo nel modo di raccontare che Pavese aveva, mai compiaciuto, sempre molto dimesso, eppure con qualcosa di graffiante, ma moderno anche nei temi, perché sono tre racconti, quelli della Bella Estate, che parlano di iniziazione alla vita adulta, ma soprattutto dei primi contatti che nella vita si possono avere con la dissoluzione. La dissoluzione nelle stesse cose che troviamo oggi o che abbiamo vissuto noi come ragazzi, per cui il sesso, le amicizie sbagliate, le droghe, perfino le malattie venere. Ecco, un romanzo scritto negli anni 40 ricalca alcune cose che Bret Easton Ellis ad esempio ha scritto alla fine degli anni 80, e questo mi ha particolarmente commosso e anche dato quel senso di conforto che uno cerca nei libri, no? Di rendersi conto che in fondo la propria vicenda personale, ma anche i tempi in cui uno vive, non sono poi così unici e straordinari e non comprensibili, ma che certe situazioni e certi archetipi sono più immutabili nel tempo di quanto non pensiamo. No,